Abbiamo fatto un po' una panoramica insieme a Carles su, diciamo, sui vari approcci di questa sharing economy di cui tanto si parla. Ovviamente era, come dire, soltanto degli input che si volevano dare e c'era anche, come dire, nelle nostre intenzioni la voglia di mettere anche un po' in condivisione la competenza, le varie competenze presenti nel gruppo e come abbiamo visto ce ne sono parecchie. Per questo pomeriggio ci aspettiamo più o meno la stessa cosa, insomma. Abbiamo qui un ospite che è venuto dalla Spagna per noi, che ringraziamo ovviamente per la sua disponibilità, Jonas Sala, ed è uno dei cofondatori di Verkami, che è un sito di crowdfunding. Ci spiegherà come è nata l'idea e come funziona questo sito e probabilmente altre piattaforme simili a Verkami, quindi i principi che regolano, che come dire, istruiscono il crowdfunding più in generale. L'idea, diciamo, su cui ci eravamo trovati un po' d'accordo nella formulazione di questo progetto Riscosse era di lavorare nella prima settimana, nel primo weekend sulla creazione di idee. Ora, ecco, con le simulazioni, le attività che avete fatto insieme a Fabrizio e Anita, sono venute fuori delle idee, alcune molto interessanti. Ecco, adesso passiamo a una fase un po' più operativa, quindi continuiamo in questa, chiamiamola così, esercitazione, simulazione, e se abbiamo una bella idea, un'idea che ci piace, proviamo anche a vedere se questa idea qualcuno è disposta a finanziarla, a darci dei soldi e vedremo oggi un po' come si può fare. Poi domani, ribadisco, avremo i due workshop sul co-working con Andrea Paoletti e Letizia Custodero che ci parleranno rispettivamente di Casa Natural, che è un'esperienza di co-working che è nata da alcuni mesi a Matera, e di The Hub, che è il posto che ci ospita anche oggi, che è presente anche a Londra, e Letizia, appunto, è una pugliese e ci fa molto piacere che una pugliese torna, come dire, nella sua terra a parlare di questa sua esperienza londinese. Per il momento io non ho altro da aggiungere, quindi do il benvenuto anche a Vera, che avete avuto occasione di conoscere già, che farà la traduzione dall'inglese all'italiano. Quindi la parola a Jonas Sala. Grazie. Well, thank you very much. Thanks Mino and the organization for inviting us. It's really a pleasure to be here, and I've discovered really an amazing city. So it's a pleasure to be here explaining to you know, what we like the most, which is crowdfunding and helping creators to be able to fund their projects. Grazie agli organizzatori, grazie a Mino per avermi invitato qui a parlare appunto di crowdfunding e come trovare dei finanziatori per i vostri progetti. Per me è un grande piacere, un grande onore essere qui con voi oggi. So Verkami, we are like well, we are a family business, a platform, no? And it's me, my brother, and my father who started Verkami 2 years ago. La nostra società, Verkami, è una società a conduzione familiare, è stata fondata 3 anni fa da me, mio fratello e mio padre. And we are based in Mataró, really close to Barcelona. And well, we started this thing, no, because we saw this model in which was starting 3 years ago in the States, no, with platforms like Kickstarter or Indiegogo. Quindi abbiamo avviato questo progetto 3 anni fa, quando abbiamo visto il primo esempio, diciamo, dagli Stati Uniti. E noi ci troviamo vicino Barcellona, a Mataró. And we thought it was a very nice idea for us as cultural consumers. It was a very nice way to be more proactive, no? Towards these projects we like, no? And it was a way for us to be able to help the creators, no? Firsthand, no? Directly. Quindi questo è stato un modo per noi per essere d'aiuto ai creatori, quindi di entrare in diretto contatto con loro
e aiutare appunto a, a finanziare, a sviluppare i loro progetti. And at the time, these platforms were only available if you were in the States and if you had like a, an American nationality. So we thought it would be very nice to make this this method available for anyone in the world to use it. No? And that we decided to start our platform. Quindi inizialmente questo sistema, insomma, questo sistema particolare ideato negli Stati Uniti era disponibile soltanto agli americani e agli statunitensi, quindi abbiamo pensato di portarlo anche qui in Europa e renderlo disponibile a tutti qui. Well, so how many of you know what crowdfunding is? Or... Quanti di voi sanno cos'è il crowdfunding? Well, maybe half, more or less. Well, maybe all of you have heard something about it, no? Probabilmente tutti voi avete comunque sentito qualcosa. And how many of you have a project which would like to fund with crowdfunding? Quanti di voi hanno un progetto che vorrebbero finanziare tramite il crowdfunding? Yeah, that's nice. We have some, so afterwards, well, first we'll do this, well, a talk or a presentation, no? With some tips and tricks for presenting your crowdfunding campaign. And afterwards we'll do some small workshop after the break, no? So we can choose some of the projects and try to create a campaign, no? And discuss if it's possible, if it's not, and pros and cons of your campaigns. Quindi ora ci sarà un po' di teoria, vi spiegherò un po' come funziona il crowdfunding, quali sono i trucchi, insomma, per creare un progetto, e poi dopo la pausa ci sarà la parte più pratica, e quindi un laboratorio in cui prenderemo alcuni di questi vostri progetti e quindi cercheremo di creare una campagna intorno a questo progetto, vedremo come organizzare e creare questa campagna. So what is crowdfunding, no? As the word says, it's financed by the crowd, no? And in the case we are talking, no? So we are talking about creative projects. It's translating that creators now can fund their works with a contribution from his audience, and his audience receives in exchange the final product. Quindi cos'è il crowdfunding? Come dice la parola stessa, significa finanziato dalla folla. E siccome stiamo parlando di creazione, parliamo quindi di creatori che tramite questo sistema possono finanziare i loro lavori grazie al contributo da parte del pubblico, che in cambio ottiene una ricompensa, dei premi per il finanziamento che dà. Sometimes when you use these English words, no, like in countries like in Spain or in Italy, then you will find that in the newspapers they write something like crowdfunding, no, like financed by the crowd, so or crowdfunding, no. So there's a bit of mistake with using English words, but we like to use it, no, because it defines what we do and the concept. So we use like crowdfunding. The real one. Well, this is it's mistakes that they do in the newspapers usually. Like. Spesso in Spagna, anche qua in Italia, troviamo nei giornali la parola viene un po' modificata, ci sono degli errori e quindi non la troviamo scritta crowdfunding così come si dovrebbe scrivere, ma vediamo invece crowdfunding o crowdfunding, quindi scritta in maniera diversa. Quindi per noi è molto importante porre accento sulla... Yeah. Sulle parole che compongono appunto il crowdfunding e capire il concetto. Like crow is like a crow, no? Yeah. So it's crowdfunding, that's the like the joke. So crow is the bird. Yeah. Perché crow è il falco. So that was funny. Quindi non sarebbe. So which kinds of crowdfunding you can find, because we in the newspapers as well, you can find different, they are talking about crowdfunding, but there are different kinds of crowdfunding. No? Ci sono diversi tipi di crowdfunding, ora li vediamo. So the first one would be like equity crowdfunding, no? Which is you make contributions, but in exchange you receive like shares of a company, for example. No? So your motivation is to earn money afterwards, no? From the shares you have bought through a web page.
Quindi il primo è l'equity crowdfunding e in cambio dei finanziamenti si ottengono delle azioni, diciamo, di un'azienda, ad esempio. So the motivation is very different, no, to finance one company, for example, than to fund a creative project. No? In a creative project, you just want to help the creator and to receive like a creative product, no? But here you just are looking for earning money. Quindi in questo caso l'obiettivo principale è quello di ottenere del denaro, quindi di guadagnarci. Invece quando parliamo di crowdfunding nell'ambito di progetti creativi, vogliamo finanziare un progetto creativo e quindi l'obiettivo è completamente diverso da quello del guadagno. The second kind would be like without rewards, and it's mostly used for NGOs, no? And it's been done for a long time, no? They were on the streets, like having your signature or having you to give some money to the non-governmental organization. But now it's done through a web page, and where you can just give money through a button. So that's why it's called crowdfunding, because it's, no, it's done through a web page. Un altro sistema è quello in cambio del finanziamento non si ottiene nulla, non si ottiene nessuna ricompensa, è quello che viene utilizzato soprattutto dalle ONG e quindi in questo caso parliamo di crowdfunding perché vengono create proprio delle pagine web, bisogna semplicemente andare su queste pagine web e fare la donazione, quindi in cambio non si ottiene nulla. And finally, we would have this crowdfunding in exchange of rewards or experiences, which is the one we work with. No? E infine ci sono quelle che permettono di ottenere tramite il finanziamento una ricompensa o delle esperienze particolari, ed è di questo tipo di crowdfunding che ci occupiamo noi. So, Berkami, it means love for creativity in Esperanto, no? We use this word, it's... Berk is like work, and Ami comes from the root of love, love for creativity. Quindi abbiamo creato questa parola Berkami che viene dall'esperanto e significa amore per la creatività. Il suffisso Ami significa appunto amore, quindi amore per la creatività. Mm. So to have an overview how crowdfunding is around the world, no? These are some data from crowdsourcing.org. Quindi per capire un po' come funziona il crowdfunding nel mondo, questi sono dei dati che abbiamo preso dal crowdsourcing.org, dal sito crowdsourcing.org. Where you can find really, it's a very big database where you can find a lot of information about crowdfunding and crowdsourcing, which is a very interesting place to go, no, if you are interested in these kind of things. Ed è un sito molto interessante che dà tantissime informazioni, tantissimi dati sul crowdfunding e sul crowdsourcing. And here we have like the evolution from 2009 to 2011. And you see that the money raised for all these kind of platforms working in all these kind of different kinds of crowdfunding has been like growing since 2009. In questo grafico vediamo quella che è stata l'evoluzione dal 2009 al 2011, quindi possiamo vedere nel 2011 che c'è stato un notevole aumento dei finanziamenti, insomma, che sono stati ottenuti tramite i diversi tipi di crowdfunding. And here would be the reward based crowdfunding, which is not the one which has raised more money, but it's the one which has grown the most. And here, well, you have the donation base, which is the one which has raised the most. Quindi la crescita maggiore è stata quella relativa al crowdfunding relativo alle donazioni, quindi quella senza ricompensa, mentre quella che interessa a noi è quella in giallo 61.5. Well, and here's the money raised in like in North America and in Europe. Well, in other regions or worldwide, which was one, And there were like in April 2012, there were like more than 452 platforms of all the different kinds all around the world.
Quindi questi sono il denaro, insomma, che è stato ottenuto tramite il crowdfunding in tutto il mondo, vedete il Nord America, l'Europa e le altre regioni del mondo, e le piattaforme che sono state create dal 2000 fino al 2012 sono 452. So well, you can see that this kind of financing different kinds of things through different methods, it's really growing, no, and it has a growing interest worldwide. Quindi è un sistema, diciamo, che sta crescendo sempre di più, sta suscitando sempre più interesse a livello mondiale. So now Berkami, as I said at the beginning, we are half now 2 years. We started in 2010. We started with our platform. So we made 2 years last December. Quindi, come ho detto, la nostra società Berkami è stata fondata 2 anni fa. A dicembre abbiamo compiuto 2 anni. So where we are now? Quindi dove ci troviamo adesso? A che punto siamo? So here we have like the real time stats, no, or statistics of our website. And if we are lucky, we can see someone pledging and it's gonna count here. For example, here we can have like we financed now like 889 projects successfully. Quindi questa è la statistica dei nostri progetti e del denaro, insomma, che è stato ottenuto tramite il nostro sito. I progetti che sono stati finanziati fino ad ora sono 889. And we have a success rate of 72% more or less, so 3 out of 4 projects which start a project in Berkami, they are successful, no? E la percentuale di successo è di circa il 72%, quindi 3 progetti su 4 hanno successo. And that's because we work with each one of the creators, helping them, no, to create their campaign and helping them in all the stages. If you compare it to Kickstarter, for example, which they have like a 40% rate, no, it's very different, and that's because we do this work with each one of the projects we receive. Quindi questa percentuale così alta di successo è dovuta al fatto che quando riceviamo un progetto aiutiamo, insomma, i creatori, quindi li assistiamo durante tutta la campagna, e quindi la percentuale è abbastanza alta. Then we raised like 4 million euros for which has gone directly, no, to fund creative projects. Poi 4 milioni di euro sono andati direttamente a finanziare i progetti. And we have like now 139 projects running simultaneously in our webpage, and the average contribution is 38 euros, which is quite useful to know, no? It's the average contribution of a backer in any project is like 38 euros. E al momento abbiamo 139 progetti in contemporanea sul nostro sito, e diciamo la quota media di finanziamento che viene data è di 38 euro. And these are some other, this is a visualization that the Spanish television did of our database of projects in October 2012. It's a visualization of our database of projects that the Spanish television did in October last year. Questa è una visualizzazione dei nostri progetti che è stata realizzata dalla televisione spagnola nell'ottobre dell'anno scorso. So you can see like the different projects from different for example, we can see in different, well, this is the different fields. For example, we have funded projects from, no, like editorial projects, like books and comics and so on, music and films, no? Yeah. Quindi questi sono i gruppi, diciamo, i campi nei quali vengono realizzati questi progetti. Il blu sono progetti editoriali, quindi libri, fumetti, eccetera. Il rosso la musica, il giallo film. So the most popular projects in Berkami and in general in all crowdfunding platforms are the music ones and films, which are like 30% each of all the projects.
Quindi potete vedere che le cifre insomma più elevate siano nel campo della musica e dei film, circa il 30% rappresentano ciascuno il 30% dei nostri progetti. And then the more successful ones are the music ones and the comics ones, no? They have the highest rate of success, like over 80%. E la percentuale di successo più alta, di più dell'80%, è quella dei progetti di musica e editoriale. And then we have all kinds of projects like theater, festivals, more art projects, or well, there are all kinds of creative projects. No? E poi abbiamo molti altri progetti che vanno dai festival a spettacoli teatrali, quindi una gamma molto varia. And then, well, we've got a lot of projects from Italy as well. No, it's the second country with more projects in Bergami. No, it's been more like 30 projects, more or less. E molti progetti vengono anche dall'Italia, circa 30 progetti. And well, but in Spain, no, they did this visualization, and you see that Barcelona and Catalonia now is like the capital of Europe, maybe. No, in crowdfunding, we have like there were in October last year like more than 400 campaigns started in Catalonia. E per quanto riguarda la Spagna, diciamo che la Barcellona e la Catalogna sono le regioni principali ad ottobre dell'anno scorso. Yeah, 400. E in ottobre dell'anno scorso erano stati create già 400 campagne. So that's a little bit where we are now, no? So the well, we see that, you know, with this amount raised and well, these projects, they are more or less like 70% of all the campaigns started in Spain, no? Our 800 projects that we have started. Quindi i nostri progetti, 800 progetti che abbiamo avviato, rappresentano circa il 70% del crowdfunding in Spagna. And we see now after 2 years that it's really an option, no, to start a crowdfunding campaign, and there's a lot of people which already knows what crowdfunding is and they are using it, no, and it's like an established alternative to the traditional methods of funding projects. No? Quindi ormai la maggior parte delle persone conosce cos'è il crowdfunding e quindi è diventata una alternativa molto diffusa per appunto sviluppare i propri progetti, far conoscere i propri progetti. Then another interesting data is that this is the average raised per project, no, which is 3,700 euros, and it's been growing since we started. At the beginning it was 3,200, and now it's 3,700, no? So it's been growing the amount that the projects raise. Molto interessante vedere anche la quantità di denaro che un progetto riesce ad ottenere. Si è partiti da circa 3.000-3.200 ed ora siamo arrivati a 3.007 progetto. Well, 3.007 euros per progetto. 3.700 euro. So a bit of historical context, no, we believe, you know, where does crowdfunding come from? No, it comes from nothing or from. Quindi da dove viene il crowdfunding? Viene dal nulla oppure c'è una storia dietro? So we believe, no, that crowdfunding started from the DIY communities, like the beats or the punks or the people doing their own fanzines at home, no? Quindi viene dalle comunità di quindi dai punk, dai beat, insomma da questo tipo di comunità. Yeah, so the beat generation, no, like Allen Ginsberg or yeah, or Burroughs or Kerouac, no, they were doing literature, but the big editorial companies, they didn't think that it was interesting to what they were writing, no? Quindi queste comunità, ad esempio la Beat Generation, insomma, producevano facevano dei progetti editoriali, però le grandi case editrici non davano retta a questi gruppi.
So they decided that they had to produce themselves, no, their works in order so that the people could read it, no? So and they organized themselves around the City Lights Library, no? And they were producing their own books and just distributing them themselves. E quindi hanno deciso di fare da soli e hanno iniziato a stampare, a produrre libri da soli e a distribuirli. And the interesting thing is that they were doing like public readings, no, in bars, for example, like a concert, and they were reading their works, and then they were distributing after the books themselves. No? So there was a very close contact of the author with the readers. Organizzavano ad esempio delle letture in pubblico, nei bar, e quindi era un modo per essere in diretto contatto con il pubblico, autori e pubblico, c'era questo contatto diretto. So what do they have in common, all these communities, is that they create without the intervention from the cultural industry. Quindi sono riusciti a creare senza l'intervento da parte del settore culturale, dell'industria culturale. And that they produce culture but with the support of a small community. E quindi hanno prodotto cultura, però col supporto di una comunità ristretta. So what happens now, no, with the internet and the social networks? Now they interact and they organize in the internet, no? They through blogs, for example, forums, specialized groups or web pages. Oggi, grazie ad internet e ai social network, c'è una interazione diretta, ci si organizza tramite appunto i social network, i blog, le pagine web, i forum. So most of you, no, you follow your favorite band, for example, or your favorite artist, you follow them on Facebook and you know what they are doing, if they are doing a concert, if they have a new CD. Ad esempio, voi se avete una band, un gruppo preferito, lo seguite e se ha una fan page su Facebook, la seguite da Facebook, e quindi questo è un modo per essere in contatto. So crowdfunding now is a natural step. Now the funding, no, can be provided by the community in exchange of the final products, because you have this direct connection with your fans, so you can ask the fans to them directly, no? It's very easy. Quindi il crowdfunding è uno step naturale, il finanziamento viene dato dalla comunità e la comunità in cambio riceve un qualcosa per anche il prodotto finale grazie al contributo che dà. And then we also see that we are in a change of paradigm in the creative industry or in the creative world. The creators are rethinking the way they produce, for example, no, because of the piracy, the, no, people downloading movies, etc. So they try to find new models to distribute their work and to have so they can live of what they do. What is this new model? The production model, no? So they are trying to find new ways to produce and to distribute their work so they can live off what they do. No? Quindi oggi si sta verificando un cambiamento del paradigma, e i creatori stanno pensando a nuovi modelli di produzione e di distribuzione in modo da poter vivere, insomma, di questo. And then you see that the audience, no, we as a public, as a cultural consumer, we are also changing, no? We are more proactive, for example. Quindi come stanno cambiando i creatori, gli ideatori dei progetti, anche noi, il pubblico, sta cambiando, sta diventando sempre più attivo e più partecipativo. And we seek to participate and to take part in the projects we like, no? Perché vogliamo proprio partecipare, prendere parte al progetto che ci piace. For example, we see in Barcelona how there's a lot of like record stores which are closing, but there are more than ever a lot of music festivals, no? So people want to be in contact with a creator and to live this creative fact like in first person. Ad esempio, in Barcellona vengono sempre più organizzati dei festival musicali proprio perché si vuole creare questo contatto diretto.
Well, and they look for other ways of consuming culture, more fair or more like local, for example, no? Like you want to help your local artists, etc. E si cercano anche nuovi modi per diffondere la cultura, per favorire, insomma, a livello locale i modelli preferiti, ad esempio. And then, like, crowdfunding is working so well because it gives it helps, no, or it gives an answer to all these like problems. E quindi il crowdfunding riesce a trovare una soluzione a tutte queste esigenze diverse. So to see how it works, we can put ourselves in the, no, in the skin or in the place of this guy Enrique Fernandez, which wants to make a comic book. Quindi vediamo un po' come funziona. Possiamo metterci nei panni di questa persona, Enrique Fernandez, che vuole pubblicare, far conoscere il suo fumetto. He's not a very famous guy, no? He's not on the TV or not in the news, but he's selling a lot of comic books. For example, in France, he was publishing with one of the biggest publishing companies of comics, no? Enrique Fernandez non è molto conosciuto, non è molto famoso, però in Francia, ad esempio, è riuscito a vendere molti dei suoi fumetti. So for his next comic book, he wanted to use crowdfunding in order to control his creation from beginning to end. No? He wanted to control from when he's had the idea, he draw, he everything, from the beginning until it arrives to the hands of his fans. E quindi ha deciso di passare al crowdfunding per seguire tutto il processo dall'inizio alla fine, fino a quando il fumetto viene dato al lettore. So he had no one telling him that he had to change a drawing or he had to put less pages or anything, no? He could decide everything in his work. Quindi non aveva nessuno che gli diceva cosa fare, quanto i libri dovevano essere grandi, quindi era lui l'unico a decidere. So he came to Berkami and he told us his project, no? And that's what he have when he comes to Berkami, no? He has a page like this where he can explain what he wants to do to his audience, to his fans. Quindi è venuto da noi, da Berkami, con questa pagina in cui descriveva quello che voleva ottenere dai suoi fan. So every creator in Berkami have a page like this where he can explain what he wants to do, no? He explained that he wanted to do a comic book and he put some pictures of the primary sketches. Quindi si possono mettere delle foto che riguardano il progetto, si possono fare delle piccole descrizioni. And then, so one very important thing is that you have to set a goal you want to reach. No, in this case, he needed at least 39,000 euros in order to make his project as he wanted. E bisogna innanzitutto definire un target e quindi qual è il finanziamento che si vuole ottenere. In questo caso bisognava raggiungere minimo 39.000 euro per realizzare il finanziamento. And it's important that he said that 20,000 euros was for his work, no? It was for the month he would spend drawing, no? 20,000 euros was for his work, no? E ha detto che ci ha spiegato che 20.000 euro erano per tutto il tempo che lui avrebbe speso a disegnare, insomma, a creare il fumetto. Then you have 40 days in Berkami, no? Other platforms have more or less days, but 40 days is enough time to promote your crowdfunding campaign and to raise contributions. E poi si hanno 40 giorni per promuovere il proprio progetto e quindi per ottenere contributi, finanziamenti. And then you offer here, no? You offer some rewards in exchange of the contribution, so the comic book, etc.
E poi si decidono quelle che volete siano le ricompense, diciamo i premi da dare alle persone che vi finanziano, che può essere il fumetto stesso oppure qualche altra cosa. So two things can happen, no? Here they can, he can raise the money or not. Quindi possono succedere due cose: o si ottengono i finanziamenti oppure no. And we work with all or nothing, no? So you have to raise everything, or well, if you raise the money, well, it's all or nothing, no? So if you raise the money, all the backers' contributions are charged, and the creator receives the money. Quindi o tutto o nulla, cioè se si riceve tutto il finanziamento che era stato deciso, allora il creatore riceve il finanziamento, riceve il denaro che è stato promesso. Or if you don't reach the goal, then no one is charged and the money does not change hands. So and is starting a project for a creator is free. Se invece non si raggiunge il target di denaro stabilito, allora quel denaro che era stato promesso ritorna non va insomma al creatore, ma ritorna alle persone che l'avevano promesso. And why do we work with all or nothing? That's because if you need, no, a certain amount to make your creative project, if you don't reach it, you could have like maybe 50 people which has pledged to your project, but then you cannot do it because you don't have the money. So that's why we work with all or nothing, no? Because otherwise you have some people waiting for your reward and you could not produce it because you don't have the money you need. Quindi per quale motivo il nostro motto è tutto o niente? Perché se è stato definito un target preciso di finanziamento e non si riesce a raggiungere quel target, allora le persone che hanno promesso il denaro continuerebbero ad aspettarsi qualcosa, qualche ricompensa, qualche premio che comunque non arriverebbe perché la persona non ha i soldi necessari per portare avanti il progetto. So now we can start with some keys for a successful crowdfunding project. Quindi quali sono gli elementi principali per creare un progetto di successo? So we have to set a goal, no? And an interesting thing is to, well, this, like, well, now it's 38 or 35, which was the average contribution to a crowdfunding campaign. Quindi definiamo un obiettivo, abbiamo detto che il contributo medio per le campagne era di 35 o 38 euro. So if you take the total amount we need to raise and we divide it by 35, then we get an approximate number of backers we need for our campaign. Quindi se prendiamo l'obiettivo finale, quindi il finanziamento di cui abbiamo bisogno, e lo dividiamo per 35, otteniamo il numero di persone necessarie per finanziare il nostro progetto. So in the case of Enrique Fernandez, he needed, no, this amount, we divide it by 35, he needed more or less like 1,000 people. And if he was selling like tens of thousands of copies of his comic books in France, no, it was feasible for him to try to get this amount of backers. Quindi se prendiamo ad esempio Enrique Fernandez, di cui parlavamo prima, il suo obiettivo era 39.000 euro. Se dividiamo 39.000 euro per 35 otteniamo 1.100 persone, che è un numero che sicuramente lui potrà raggiungere se consideriamo che comunque già vendeva in Francia e quindi ha molti fan. So it, more or less, well, to say the same, it's like you need 30 persons to raise 1,000 euros. Oppure per avere 1.000 euro abbiamo bisogno di 30 persone. Or in other words, that you need like 100 or 200 true fans, no, in order to fund most of the cultural projects. Quindi c'è bisogno di 100-200 fan effettivi per poter finanziare la maggior parte dei progetti culturali tramite il crowdfunding. So with 200 people, for example, you can raise like 8,000 euros, which, no, you can record a CD or you can print a book, for example. Quindi ad esempio con 200 fan si possono ottenere 80.000 euro che possono essere utilizzati per pubblicare un CD, un libro.
8.000, yeah. 8.000. Sì. So the money is not given back. I think maybe, well, the money is not given back. You make a promise of a contribution. So you promise that you are going to put like 10 euros if the project is successful. If the project is not, we don't charge you. And if the project reaches the goal, then we charge you. Allora, il denaro non viene restituito perché non viene mai dato. Cioè viene fatta semplicemente una promessa di finanziamento. Quindi non c'è questo passaggio only if the project di denaro. Is successful, then you are charged. Se poi il progetto è successo perché raggiunge il finanziamento sperato, allora quel denaro viene caricato sulla carta, viene addebitato sulla carta. Sì, io ho i dati della carta di credito. Yeah. Sì. Mm. Yeah, it's a promise of contribution. You do with your credit cards or you are charged automatically. You have to. It's not like a like on Facebook. Perché nel momento in cui tu fai la promessa inserisci i dati della carta di credito. Mm. Quindi se il finanziamento ha successo vengono addebitati, altrimenti. Mm-hmm. Una cosa del genere può avere scusa. Allora, no, prova. Sì. Ciao a tutti a casa. Funziona. No, volevo capire questa cosa. Sì. Su progetti come la realizzazione di un fumetto, io vado sul sito, vedo un po' graficamente lo stile dell'artista. Dico, beh, questo artista mi piace, voglio finanziarlo, contribuisco alla realizzazione di questo progetto. Mm-hmm. E non posso in prima persona dire, beh, bello questa cosa qua, ma lo faccio io e in un certo senso, tra virgolette, rubo il progetto. Perché è un progetto artistico, è come dire, mi piace Madonna, mi metto a fare io i pezzi di Madonna e guadagno, no, non sarà la stessa cosa. Invece io voglio capire per altri progetti diciamo per i quali l'innovatività sta più che altro nell'idea più che nella realizzazione della stessa, il crowdfunding non può creare dei problemi rispetto appunto a io, cioè, il copyright inteso, io non sono per il copyright in sé per sé, però è naturale che se tu online su una piattaforma hai un'idea innovativa, mm-hmm, e la pubblicizzi così, ci sarà sicuramente chi ha i fondi per poter investire e ti frega l'idea, la sviluppa lui. E... Sì, yeah, yeah. But I mean, yeah, that's an option you as a creator, and usually it's like a creative project, no? If you don't have the skills, you cannot make it, or you have the idea, but and you need the skills as well. It's not only the idea, generally. But then the possibility is there, someone can steal your idea. But, yeah. Si tratta di un progetto creativo, in quanto tale c'è bisogno di determinate competenze creative che non tutti possono avere, cioè sono tue, quindi tu sei in grado di sviluppare quell'idea, però ciò non toglie che quell'idea possa essere anche rubata da qualcun altro. Yeah. It's not about skills, because drawing, I mean, or singing Madonna's songs, not everybody can do in the same yeah, but way. I mean, if but if you promote an idea, yeah, but then yeah, there is even the fear if, is even that if, someone can steal yeah, yeah. the idea. But how can even you if it's like programming, if it's doing a new Facebook, for example, you still need a skill, which is programming and no, being good at having the idea. You don't the idea; it's nothing. No, you need someone behind which works on it and which has the skills. No, you need some skills, not creative, but intelligence or knowledge or anything. No. So I see it in the same way, that if you don't have the skills, you
You can have a lot of money, but if you don't have skills, you can do nothing. Quindi anche per aspetta, anche per per che ne so creare un linguaggio di programmazione c'è bisogno, cioè puoi avere l'idea, però ovviamente c'è bisogno anche di una certa competenza in in materia che non tutti ha. Scusate, sempre per lo stream. Va bene, posso fare la domanda lo stesso? Cioè, dico, se io ho tanti soldi e ho un'idea innovativa, la rubo, il programmatore che me la realizza lo trovo, sei sicuro che lo trovo? Cioè, non è che cioè, gli skills di programmazione, c'è tanta gente. In quel caso è l'idea in sé per sé. Yeah, no, the possibility is there. I mean, yeah, it could be a problem with crowdfunding. You have to expose yourself before the idea is ready, no? So then well, it's one of the problems you might have. Yeah. Just keep your idea for yourself. Then the other interest. Hai ragione, il problema comunque c'è. The other thing is that maybe it could be a good way of testing your idea. No, because you expose yourself before the idea is ready, so then you can test if people would like this idea or not. No? So then it could be a nice idea. Maybe someone can copy it, but maybe you realize that your idea would not work. No? Or maybe you will change your idea, for example. No? So it would be a good way in other, no? A good thing in other ways, maybe. Potrebbe anche essere una occasione per testare la tua idea e quindi vedere che interesse riesce a suscitare. Potrebbe poi anche essere rubata, però insomma. Era buona. Se non te la rubano, non era buona. Yeah. Per evitare di essere, diciamo, di essere rubata l'idea, mm-hmm. si potrebbe brevettarla prima, se è brevettabile. Sì, se si rubano, scendo tu. Mm-hmm. Yeah, if it's possible to make a patent, because most of the times it's not possible, no? Sì, si può brevettarla perché la maggior parte delle volte non si può fare. That's nice. So I didn't say it at the beginning, but if you have any question, like now, you can just stop me and make the question. It's more fun and it will be better for everyone. Se avete domande, potete interrompermi in qualsiasi momento. So, well, yeah, another thing that maybe you've heard of, it's like this long tail theory, no? Where there are like a few creators or, no, people doing creative stuff which are very, very popular, no? But there are just a few of them, like Madonna before, no? Quindi forse avete già visto questo. Abbiamo un gruppo di persone molto popolari, molto creative, come Madonna, ad esempio. But there is then, no, a long tail of people, no, which is also doing creative stuff, and they have like a more a smaller community, no, like. Però c'è anche un altro gruppo di persone che magari è creativa come l'altro gruppo, però si trova in una comunità molto più piccola e quindi non riesce ad avere il successo delle altre. So this Kevin Kelly, no, they said that if you have like 1,000 true fans, no, you don't need to be very famous, but you just need 1,000 true fans. And with having this amount of fans, but really like true, then you will be able to live of what of your work. Kevin Kelly ha detto che se hai 1,000 fan reali effettivi, allora potresti insomma riuscire a vivere solo dal contributo di quei 1,000 fan. So in crowdfunding now it's a bit more easier, no? Because you cannot maybe live, but you can produce with only, as I said before, like 200, for example, true fans. No? Quindi per il crowdfunding si riuscirebbe, se non a vivere, comunque a produrre anche grazie a quei 200 fan di cui parlavo prima. So it's a way of democratizing the creativity, no? And everyone can have their option. Quindi è un modo per democratizzare, diciamo, la creatività e quindi offrire a tutti un'opzione. Questo. Yeah. Microphone. A livello fiscale, le donazioni come vengono gestite?
That's a tricky question, and well, I'm and well, well, I'm not the special. Scusa, faccio la domanda più completa. Attraverso il vostro portale, cioè il sito internet, diciamo, i soldi arrivano sul vostro portale, giusto? Direttamente? Sì. Ah, ok, ok. Well, only at the end they arrive to here and then we give to the Sì. Sì. Quindi solo alla fine arrivano da noi e noi only sì, at the end of the 40 days. Sì, solo alla fine dei, quando raggiungi dei 40 giorni. Voi come fiscalizzate e come fiscalizziamo noi che siamo i destinatari del finanziamento? So the thing is that it's not different. Well, the crowdfunding nowadays do not have a special legislation. Il crowdfunding. Are you have here? Now? Okay. Ciao. Okay, Italy has like a really, really bad bureaucracy, as you know, as everybody knows. And we were the first state in our world who has the legislation about crowdfunding. The Agenda Digitale has made the first legislation in all the world for crowdfunding. So right now, there is a big question because they made the law, but we don't know how to apply it. And as always in Italy, and no, because like we have it, and but we don't know how to do it. Asking to do you know DEREV, DEREV, which is like a startup whom has got like 1 million euros of fundraising from a VC company. And like they right now don't know how to do it. So here in Italy we have this big problem, and we don't know how to do it. The thing is, maybe it's a legislation for equity crowdfunding, no? Probably because they raised money for in exchange of shares, no, for their company. Yes. So in that's so one kind of it. The other kind is like also for selling stuff. There was a company who sold like lights. And they have problems with the taxation because, of like, okay, you skipped the question, the problem, selling, make a, making a sale. But if you get the equity, maybe we have to pay just the 12.5% on plus valore, I don't know how to say it, on goodwill, on goodwill. I don't know. How does it work in Spain? No, I mean, in equity crowdfunding, maybe you have a legislation, and in Spain as well, no, we have, well, it's illegal to make like a public offer of shares without going through the regular network, no? Allora, diceva il vostro compagno che in Italia in realtà c'è una legislazione relativa, insomma, al crowdfunding e quindi in realtà viene fiscalizzata rispetto invece a come succede in Spagna probabilmente. But the thing is that it, like in all Europe, I think that this kind of crowdfunding we do, no, it's considered like pre-sales, as you said. No? So you don't have a special legislation, they are pre-sales, so they are, you have to pay the taxes as if it was a sale, or if it's, the, if it's something you receive in exchange of your work, no, or the things you do, or you sell, or so on. So this legislation probably is not for the kind of crowdfunding we do, but if you try to raise money for a startup or a company. Quindi probabilmente questa legislazione riguarda l'altro tipo di crowdfunding, equity crowdfunding, quindi quando si vogliono ottenere insomma dei soldi per una società, per un'azienda, mentre qui si parla di progetti creativi, di prodotti e quindi non probabilmente questa legislazione non si applica in questo caso. That's right. If you think about crowdfunding in the model we're thinking about it, you can apply it in a way that it's for non-profits. I mean, that was built for non-profits. So you can apply that with that model perfectly. And non-profits have the possibility to receive donations easily.
Otherwise, if you do that as an artist or whatever, as a company, you can't do it properly. But for non-profits, it's fine, perfectly fine. Equity crowdfunding for like any startup. Parlate in italiano. So. Tra di voi. E io. Well, suggerisco this is tra di voi di parlare in italiano e io traduco. E, sì, e probabilmente cioè per il non profit, cioè dicevi che per il non profit probabilmente non c'è nessun problema, si può fare tranquillamente, più per l'altro tipo. Quindi c'è una legislazione al riguardo, perché è una donazione. No. Vabbè, io volevo prima fare tipo l'investigatore italiano e quindi chiedere cosa ci guadagna Verkami da questo processo. E poi fare una considerazione su quello che dicevano gli altri ragazzi su, diciamo, il fundraising. Cioè, perché io magari, e chiedo anche a te, ti do del tuo, cioè magari questa viene vista come una fidelizzazione dei fans rispetto al produttore dell'idea. Quindi magari io mi impegno ad acquistare la tua opera, perché comunque io ti prometto di venderti magari un CD, magari una copia autografata, e quindi con questo procedimento si riesce a saltare il processo della legislazione di cui parlavano loro. Una domanda. La prima cosa che dicevi è cosa ci guadagna Verkami. We earned the 5% of the total amount raised. Noi guadagniamo il 5% del finanziamento totale, sul finanziamento totale. Sì, soltanto quando... Only if the project is successful, otherwise it's free. Yeah. Soltanto quando il progetto ha successo e raggiunge l'obiettivo finale otteniamo il 5%, altrimenti no, è tutto gratuito. So, just summarizing, you for as far as we know, no, you have to pay your taxes as it was a pre-sale, and then the thing to do is like to ask the people who helps you with the numbers, no, and like... With, in your case, how you have to do it. You teach how I was done. No, like to summarize, no, that you have to pay your taxes, no, and as it was a pre-sale or something like this, and then the best thing is to ask, no, the people which helps you with your numbers. No, so. Quindi sicuramente dovrete pagare delle tasse sul guadagnato, insomma, e quindi la cosa migliore è avere qualcuno che vi aiuti a farlo. Yeah, we try to, but there are so many cases and combinations, no, because you can be like a like a single creator, it can be a community, or you can be an enterprise, or there are, no, so many combinations that it's really difficult, but we try. Sì, noi forniamo questa consulenza, però è un po' complicato perché cambia la situazione se si tratta di un unico creatore, di un gruppo, di un'azienda, quindi è un po' varia la situazione. Yeah. You can keep up. Okay, so we're talking about this long tail and so on. And we said that we need like 200 true fans, no? So we have to work to get this at least, no? This critical mass of fans. Quindi parlavamo di questa long tail, coda lunga, e quindi dicevamo che bisogna avere almeno 200 fan effettivi per realizzare il progetto. And this is a very nice picture. Which you can apply, for example, if you have a Facebook page and Twitter and so on, no? Well,
Questo è un grafico che potete utilizzare se avete ad esempio una pagina Facebook, eccetera. No, here it was a study that said that your true fans, no, are like 5 or 10% of the people which usually follows you on the networks, no? Quindi la prima parte, il 5-10% sono i fan reali, effettivi, quelli che vi seguono sulla rete. So you would need like 4,000 fans, no, in order to fund a regular crowdfunding project, for example. Quindi ad esempio 4,000 fan che vi seguono regolarmente. Mm. Yeah, more or less. It was understood, yeah? So now we have our goal set. No, we have set a goal for our project, and we see that with the community we have, it's more or less feasible to fund this project through crowdfunding. Quindi abbiamo definito il target, quello che è il nostro obiettivo finale, e abbiamo visto che con la comunità che abbiamo è possibile arrivare, insomma, a realizzare questi progetti tramite il crowdfunding. So now we have to think of some rewards, no? Something to give in exchange of the contributions of the backers. E quindi dopodiché dobbiamo stabilire quelle che saranno le ricompense, i premi che daremo a quelli che danno i contributi. So we work with the win-win concept, no? So that everybody is winning. Not only the creator or not only the people who's pledging. Quindi noi lavoriamo con un concetto win-win, cioè a somma positiva, sia il creatore sia i contribuenti, diciamo, quelli che contribuiscono a darvi finanziamento ottengono un qualcosa. So how this could be or how this works? The creator is working directly with their audience, so there is no middleman. Quindi come funziona questa cosa? Tutto funziona direttamente con il pubblico, non c'è un mediatore. So usually if you are doing a book, you only get like 10% usually of the final price of the book in the store, no? Because the rest of the 90% goes to the editorial company, the distributor, etc. Ad esempio, quando si pubblica un libro, l'autore ottiene soltanto il 10%, perché poi il 90% va alla casa editrice, insomma, a tutti gli altri, quindi ricava molto poco. But since now you are selling, no, your stuff directly to your public, then this 90%, no, it goes to you and to you can use it for doing your production. Invece ora quel 90% va a voi e potete utilizzarlo per la vostra produzione. So you can offer the same cultural product, no, at the same price that it would be in the shops, or even cheaper. Quindi potete offrire quel prodotto allo stesso prezzo che il prodotto avrebbe in un negozio o anche ad un prezzo inferiore. But still you will have this, no? You will have a lot of money that you could spend in doing your CD or your printing your book, etc. Ma comunque avreste tutta quell'ammontare, insomma, per produrre il vostro libro o il vostro CD. So that's the thing, no? Both creator that raises the money and the audience that can get something at a fair price end up winning. E quindi sia il creatore sia il pubblico ottengono un qualcosa, lo stesso, possono acquisire qualcosa ad un prezzo equo e quindi alla fine vincono entrambi, hanno un guadagno entrambi. And then it's important to have like to take into account that the rewards are exclusive, no, as well. For example, it's a great opportunity for the creators to offer things that usually they are left in the drawer, no? And they are forgot. It's a really good opportunity for these creators to offer these kind of things. E bisogna poi anche ricordare che le ricompense, i premi che vengono dati sono esclusivi, quindi sono un qualcosa che difficilmente si potrebbe avere.
And then, like, interesting things that have been offered, like in crowdfunding campaigns, you could get like a concert in your living room or a romantic dinner with your favorite singer, for example, or being an extra in a movie, or like a portrait of your girlfriend made by your favorite comic artist. No? Quindi si potrebbero avere cose di questo tipo, concerti nei vostri salotti, una cena romantica col vostro cantante preferito, oppure lavorare come comparsa in un film, oppure avere un quadro della vostra ragazza disegnato proprio dal vostro artista di fumetti preferito. So it's a good opportunity for the creators, no, to offer things different, but and that the public really wants, and there's no other way they can get it. They cannot, you cannot buy these kind of things in shops, no. So it's an interesting thing for the creator and as well for the consumer, which can obtain things which are, no, which you cannot buy usually from your favorite artist, for example. Quindi è un qualcosa di molto interessante sia per l'autore, sia per il creatore, che per il consumatore, per il pubblico, perché altrimenti non potrebbe ottenere quella cosa particolare, quindi c'è maggiore, diciamo, attrattività. Yeah. No middleman. Aren't you somehow a middleman in this case? Well, yes. Yeah. Well, we get 5%, but we do our work, and we put our webpage. But we not only say, okay, you have here our webpage and you do your project, no? But we do our work helping people set their project and so on. So, yes, we are middlemen, but, well, there are most middlemen, no, that the traditional middlemen, no, they were just doing no work and getting money, no? I think we have like a fair price for the work we do. So. Quindi hai detto che non ci sono intermediari, però voi, Verkami, non siete un intermediario voi stessi, è la risposta. In realtà noi otteniamo soltanto il 5% e poi comunque facciamo un lavoro continuo di consulenza, lavoriamo sulla pagina web, quindi è un lavoro continuo che facciamo, quindi diciamo che potremmo essere considerati un intermediario, però in realtà non come quelli classici. Molto meno che i sistemi tradizionali. Quindi non come quelli classici. Allora, in questo caso, mettiamo che io faccio un libro di fumetti, con il vostro aiuto riesco a vendere la massa critica di 300 copie, per esempio, per poter finanziare il mio progetto. Uh-huh. Dopo però, io... come progetto sono a zero, ho investito, o meglio, voi avete investito, io sono riuscito nel mio progetto, ma di sicuro non ho stampato solo 300 copie, ho stampato un migliaio di copie. Uh-huh. Voi avete consigli su come vendere le restanti 700 copie o io devo avere un mio canale di vendita? We don't sell after the project, you have to manage your thing. But yeah, you that's an interesting point, no? That you really, you know, with the help of 300 people, you can print 1,000 copies, no? And then you can sell them, and then you can live off your work. No? That's the idea. So afterwards, the products, they just follow the usual channels. They are on the films are on the cinemas, or the, you know, the books are on the comic book, well, the bookstores and so on. Quindi dopo che si è raggiunto l'obiettivo, noi non facciamo più nulla, quindi siete voi che dovete occuparvi di tutto, del canale di vendita. So here is how Enrique Fernandez or Brigada, how he thought of his of the rewards for his project. So there was this basic reward, which was 13 euros. You got the comic book, no, which is really cheap for what usually it's a comic book, no, in the store. Yeah, well, the first reward he was offering was this 13 euros, no? Which is it's really cheap, no? The thing was that he needed so much money in order to that the copies were very cheap afterwards, no? So he was winning because he was doing the comic, and the people was winning as well
because they could have a comic sent to their home and really cheap compared to the comics in the comic book stores. Quindi nel caso di Enrique Fernandez, uno delle ricompense era quella di offrire propri a coloro che avevano finanziato il progetto il fumetto ad un prezzo molto più basso rispetto a quello che avrebbero trovato in un negozio, quindi era vantaggioso sia per lui che per loro. And then, no, he was offering the signed book. Then we can make a little game. You can try to think which one of these two rewards was most popular between the backers of the project. Poi un'altra ricompensa era quella di offrire il libro firmato, e questo era molto non qualcosa di molto ambito, diciamo, dai suoi sostenitori. And then, well, he was offering this thing, no, that he was offering the sketches or the making of the comic book, no, in a pen drive and the printed version of the making of the comic book. Oppure un altro premio era una pennetta USB con tutte gli schizzi, insomma, tutto ciò che aveva portato al completamento poi del fumetto, oppure una versione stampata di tutti questi schizzi. And which one of the two rewards do you think that it worked better? Like, because they only have like €1 difference? Secondo voi quali di questi due ha funzionato meglio? Perché la differenza era di un solo euro. This one? No. Only one? No? This one? Yes, everyone. Yeah, this one was the most popular one, no? Because the comic book people, they want to have the paper thing and the togit and everything, no? Sì, il più popolare è stato il libricino stampato, perché tutti volevano avere proprio davanti a loro il libricino. So it's important when you try to think of rewards for your project to think what your audience likes, no? Quindi è importante quando pensate a quelle che potrebbero essere le ricompense per i vostri sostenitori, quello che potrebbe piacere di più ai vostri sostenitori. And then he was offering like a small miniature of one of the characters in the comic book or this original artwork you are sending him. Picture and he was drawing it, or if you are making like scripts for comics, then you can send the script to him and he was drawing it himself, no? So it's. Oppure un'altra ricompensa era una miniatura di uno dei personaggi del fumetto, oppure un ritratto originale fatto da lui, oppure un'altra cosa. Una sulla base di una sceneggiatura, lui poi della vostra sceneggiatura lui faceva i disegni e quindi creava il vostro libro. So again it's a way, no, for him to offer things that he usually cannot sell but that people is interested in, because a lot of people was pledging for this kind of things, no, and they usually cannot buy their fans this kind of stuff and he cannot sell it, and it's. So it was a very nice experience for everyone. Quindi è stata una bella esperienza sia per lui che per i consumatori, perché si trattava di cose che normalmente il pubblico, diciamo, non può comprare e l'autore non può vendere. Okay, so now you have the rewards, and it's important how you present them, no? It's if you say, okay, I'm gonna make a CD, no? It's important how you present it, for example. Quindi sempre parlando delle ricompense, è molto importante il modo in cui vengono presentate. So if you say I'm gonna give you a t-shirt and you just say it and you don't show it, then it's very difficult, no, that someone pledges for this t-shirt, but instead you would want some of pictures like this, no, then people really likes it, no, because they can see how it will be, so they will pledge for it. Ad esempio, se offrite una maglietta è molto importante mostrare qualche foto di questa maglietta, perché la persona vorrà vedere come sarà questa maglietta. A question? No. Or, yeah. Ah, okay. Una domanda.
Attraverso la piattaforma che viene usata, sì, si riesce anche quindi a individuare, a targetizzare quelli che sono poi gli iscritti, cioè che età hanno, quelli che sono i loro gusti, e quindi più o meno cercare di capire che cosa si può anche proporre. Yeah, it's a very heterogeneous public, no? Because every creator has his own public, no? Il pubblico è molto eterogeneo perché ogni creatore ha un proprio pubblico che cambia in base a quello che è il suo progetto. But then what they have in common is that they are all on the internet, no? They can be like 40s or maybe on their 20s, but what they have in common, all of them, all the people pledging in this project, is that they are on the internet and using the social networks. La cosa che hanno in comune tutti è che utilizzano tutti internet, utilizzano i social network, quindi possono andare dai 20 ai 40 anni. Mm. Well, it depends. We could be very different people, but no, but they are all, they have this thing in common. And yeah, because basically you do the promotion online, no? Offline you could do it as well and it could work, but mostly you do it online, so you will reach people which is on the internet actually. Quindi pubblico molto eterogeneo, però la cosa in comune è appunto la presenza in internet. Quindi il pubblico si trova soprattutto online, si può trovare anche offline, però per lo più online. Yeah. So now we have another question. Okay. Invece volevo capire una cosa, per quanto riguarda il discorso dei premi in qualche maniera che si danno ai promotori, insomma ai finanziatori, lo scambio dei dati anche per eventuali, per valutazione tipo di costi di spedizione che comunque vanno considerati, viene attraverso di voi o è poi direttamente chi riceve i soldi, tra virgolette, che si deve occupare di rilevare i dati dei vari finanziatori? Well, it's the creator that has to set the price of his reward. No, we can give advice, but in the end, you have to make your budget, actually. Well, you can... It's not about the price. It's the exchange of... Mm-hmm. Yeah, you have to set your rewards taking into account, for example, the shipping cost, no? Or you can put different rewards in depending if you have to ship it to the, no, to Italy or outside Italy, for example. So, no. Afterwards, after the project is finished. So they are in direct contact, the creator and the person, or it's you that... Yeah, it's after the project finish. If you reach the goal, you have access to their email. So you can ask where you have to ship it or any information you might need. Quindi alla fine quando si è raggiunto il target, il finanziamento, voi avete accesso a tutte le email di tutti i finanziatori e quindi entrate in contatto e... So then it's a responsibility of... Yeah, yeah. Mm-hmm. Well, yeah, so after you have a goal, now we have as well the rewards, so we need to do some promotion of our project. No, we have our webpage, very nice, with all the pictures and videos and so on. So now we need to do some promotion in order to reach our public. Quindi una volta definito il progetto, definito il target, stabilite le ricompense, aver creato una bella pagina web, bisogna capire come promuovere il progetto.
So things that we've seen that do not work when trying to do promotion of your project. Cose che abbiamo visto non funzionare per la promozione dei nostri progetti, quindi cosa non funziona? So for example, opening a new profile in social networks to promote your campaign because you will have no followers, so it will have no impact. Una cosa che non funziona sicuramente è aprire un nuovo profilo sui social network relativo alla campagna, perché non avreste dei follower e quindi sarebbe difficile promuovere il progetto. Well, it seems silly, but we find a lot of people which say, no, I'm going to open a new profile for this new project. Perché sono tante le persone che invece pensano come prima cosa quella di aprire una pagina proprio dedicata al progetto. Then investing a lot of time trying to reach the mass media or the televisions. Because it's not really useful because you will reach a general public but not really the people which is interested in what you are doing. Poi investire moltissimo tempo cercare di raggiungere i mass media, le televisioni. Questo non funziona perché non riuscireste ad entrare in contatto con le persone che invece potrebbero essere più interessate, quindi il target specifico sarebbe un po' più generico come informazione. Then the traditional marketing or the paid ads they don't work either because people is, no, what you were saying at the beginning, that people is looking for a new way of relating to the creator. They want to be, you know, first hand talking with the creator, etc. So they are trying to go away from traditional advertisement or traditional marketing. Oppure metodi di marketing tradizionali, pubblicità pagate, perché abbiamo visto prima che le persone cercano altri modi diversi da quelli tradizionali. And then it does not work either to wait for people to come to our project. No, we cannot put your project in any webpage, crowdfunding webpage, and just wait for people to come because they will not come. Sicuramente un'altra cosa che non funziona è aspettare che le persone vengano da voi e non fare nulla. Yeah. Then things that work, like for example being very honest and being yourself. No? That's, Invece cose che funzionano, essere onesti, essere voi stessi. Then use your existing networks and the usual communication channels, no? Instead of creating new ones. Quindi utilizzare le network esistenti e quindi i canali di comunicazione che utilizzate di solito piuttosto che crearne altri. And then try, for example, to get like key blogs or forums or actors in your field, no, that to get them talking about your campaign. Poi cercare delle persone, degli attori chiave nella vostra comunità, nei vostri forum che possano parlare della vostra campagna e quindi aiutarvi a promuoverla. And then to identify and to get support from hubs, no? To contact, for example, friends or colleagues and organizations which are really well connected and that they are followed by your target audience, no? For example. Oppure ottenere supporto anche da amici, da colleghi, da organizzazioni che hanno un contatto con voi. Sì. Tutta la vostra esperienza, è mai successo che... uno dei progetti finanziati poi non abbia raggiunto la realizzazione reale poi? Anche se ottiene il finanziamento. Dopo aver ottenuto il finanziamento. No, it has not happened yet. So let's cross fingers and. Non è ancora successo, quindi incrociamo le dita, sta andando bene. But usually it's difficult that it happens, no? Because it's creative projects. You are working with your fans or your community, no? So if you deceive them or if you don't make what you said you were gonna do, then you are like over as a creator, no?
Ma si tratta di un progetto creativo, quindi lavorate con una, siete in contatto con una comunità che comunque è molto legata al vostro progetto, quindi se non riuscite poi a mantenere quelle che erano le promesse, allora avete chiuso e non avrete più nessuno che vi segue. Then another thing, no, is to start the promotion with your inner circle, no, with the this graph I showed before, no, which was like the core funds, and then you can grow from here. No? Poi un'altra cosa positiva da fare è iniziare con il vostro circolo, diciamo, e quindi cioè con i fan reali che avete, effettivi, quindi partire da loro per attrarre più pubblico. And then just this, for example, an online article is much more effective than a printed one, no? Because in the online article, people receive the link, they just click and then go to your campaign and they pledge, no? Otherwise, there are a lot of steps because they read the news, they have to get home, they have to open the computer, find the web page, etc. E poi un articolo online sicuramente è molto più immediato rispetto ad un articolo stampato, sono molti meno step perché si riceve un link, basta solo cliccare sul link e ci si ritrova sulla pagina, invece un articolo stampato bisogna leggere il giornale, andare a casa, accendere il computer, scrivere il link e non si finisce più. So then it might happen that maybe you don't have a huge, no, base of fans. Then a good idea, no, is in order to receive, you first have to give something, no? So the good idea is if you are a writer, to start a blog and start sharing, for example, your writings. Or if you are a music group, no, first start sharing your music and letting people hear it, otherwise, and creating this community. Se invece non avete dei fan ancora, allora potete crearli. In che modo? Offrendo si riceve qualcosa in cambio, quindi se siete uno scrittore ad esempio potete aprire un blog e quindi iniziare a condividere i vostri scritti, oppure se siete un musicista potete condividere la vostra musica. And you can even reach, no, completely unknown people and audiences if you get viral with your campaign, no? E soprattutto riuscirete ad arrivare a persone che non conoscete, a un pubblico che non vi è noto e quindi diventerete come un virus che si diffonde in questa comunità che non vi conosce. For example, this guy wanted to do a CD, no? And he did a very special video for his campaign. Ad esempio, questo ragazzo voleva pubblicare un CD e quindi ha fatto un video per la campagna. And I can show it to you in Spanish, maybe you don't get anything, or maybe you get some things, but it's fun. Well, at least it works very well in Spain, no? Because it has a lot of Spanish references. But I can show it anyways and to see, well, if you like it. Quindi ha fatto questo video, ha ottenuto abbastanza successo in Spagna. Sì. E se volete lo vediamo, anche se in spagnolo. Mi nombre es Benjamín Villegas y nací en un pequeño pueblo del extrarradio de Barcelona el 16 de mayo de 1982. Paolo Rossi era el mejor futbolista del mundo, Mayra Gómez Kem la estrella de la televisión y este el máximo representante del poder mundial. Hoy, Leo Messi es el mejor futbolista del mundo, esta la estrella de la televisión y este es el máximo representante del poder mundial. Este es el hombre que me prometieron que sería. Y este el hombre que soy. Y pertenezco a la generación perdida. Nací en el seno de una familia trabajadora, una pareja formada por hijos de inmigrantes andaluces que buscaron un futuro mejor en los años 60. Mi padre era un joven pastelero aficionado a los cómics de Marvel y mi madre una guapa administrativa con una miopía simple de 2 dioptrías. Cuando éramos unos críos, nuestra vida giraba alrededor de las canicas, los trompos, el quién es quién, los bollicaos, en definitiva, cientos de productos que nadie catalogó como tóxicos, peligrosos o insalubres. Nos pasábamos el día viendo a Spinette, Lassie, el equipo A, a MacGyver y un montón de programas y pelis que nos hicieron crecer confiando en que no importaba lo feas que se pusieran las cosas, al final todo saldría bien. Tendríamos nuestro final feliz.
Nos hicieron creer que formábamos parte de la generación mejor preparada. Éramos la élite y seríamos invencibles. Solo teníamos que soplar las velas cada año, desear cualquier cosa, estudiar mucho, licenciarnos, ser honestos y encontrar a nuestra media naranja con un beso mágico. Nos casaríamos a los 25 y tendríamos un perro, dos hijos, una casa, dos coches, un chalet y seríamos felices y comeríamos perdices. Hicimos caso, soplamos las velas cada año, deseamos cualquier cosa, estudiamos mucho, nos licenciamos, fuimos honestos y la respuesta fue un montón de mierda como la LOCSE, Bolonia, la burbuja inmobiliaria, el trabajo precario, las ETTs, la corrupción, la telebasura, la clase política y ni rastro de las perdices. Somos la única generación que tiene que lidiar con tres crisis, la de los 30, la económica y la crisis de valores. Nos inculcaron que engañar, robar y mentir no nos traería nada bueno. Y una mierda. Existen una incontable lista de chorizos y mentirosos a los que no les va nada mal. Nosotros solo queríamos cumplir nuestros sueños y llegar a ser astronautas, periodistas, deportistas, médicos, presentadores, actores o como hice yo. Soñamos ser músicos y hacer discos. Fui un estudiante modelo. Empecé a compaginar el trabajo y los estudios a los 17 y ahora me veo a las puertas del desempleo. Sin chalet, sin los dos coches, sin la casa, sin hijos y sin perro. Bueno, el perro sí. Esta es la historia de la generación perdida. Una generación que se quisieron saltar, pero que seguirá buscando su final feliz. Ella jugaba con su pelo. It's very nice. Se miraba en los cristales de sus gafas. So, yeah, the title of his new CD, no, was this like the Lost Generation. So he did this like short film about the Lost Generation. No, he's 30 years old and it really, well, he put it as a video in his campaign and he put it in YouTube as well. Quindi il titolo del suo CD era La Generazione Perduta. E, ha creato questo video, l'ha messo anche su YouTube. And then he got like 600,000 visits in just a couple days, no? So it really went viral, no? In soltanto un paio di giorni è stato visualizzato 600,000 volte, quindi un buon risultato. And then so a lot of people which didn't know him of anything, no, he was going to his campaign, he was pledging for his CD because he connected with them with through this video. E quindi tramite questo video è riuscito ad avvicinarsi a persone che non lo conoscevano, che poi hanno fatto le loro promesse di finanziamento sulla pagina del sito. Sì. C'era questo video, avevate caricato questo video. It was in Berkami and as well in YouTube, no? So it went. Yeah. Sia sulla pagina Berkami che su YouTube. No, it was himself. He just l'ha fatto lui da solo. Sì. Yeah, sometimes it has nothing to do the presentation with what you want to do, no? But he connected with the community or with the people, no? So. Sì, il CD era musicale e non aveva il video che ha fatto non aveva niente a che vedere con la musica. Era per collegarsi alla sua comunità. Yeah. And then sometimes, for example, the audience might be there, but is not really following you as a creator. A volte il pubblico può esserci, però non vi segue completamente. So you have to find the channels to connect with them. No? E quindi bisogna trovare i giusti canali per riuscire a collegarvi con il pubblico. And here, for example, this is the most successful project we've had until now, no? Which is a documentary which has raised, well, now this was a few weeks ago, now it's 200,000 euros that it has raised. Questo è uno dei progetti di maggior successo, era un documentario, ha raggiunto, addirittura è andato oltre quello che era stato previsto come obiettivo di finanziamento, ha raggiunto 200,000 euro. And it's a documentary about, well, to convince people to vote yes for a referendum in Catalonia about independence. Era un documentario per convincere le persone a votare sì ad un referendum sull'indipendenza della Catalogna. So the public of this documentary is actually 51% of the population of Catalonia, which
according to the polls, would vote yes to a referendum. No, this was the real. Well, 51% would vote yes in a referendum. They voted. No, they didn't vote. It's like a poll. Or, okay. No? Quindi il 51% era stato previsto come percentuale di persone che avrebbero votato sì al referendum. So the public of this documentary is actually 51% of the population of Catalonia. E quindi il pubblico di questo documentario in realtà è il 51% della Catalogna. Question. Do you have a special policy? How do you deal with the projects having a, let's say, political content? Yeah. Or political oriented projects? Well, as far as they are legal, no, and they don't promote like things against the law, or they should, well, you mean here it's like they're going to make a documentary about, no, it's yet related to politics, but it's, it has no problem for us, at least. Yeah. Cosa fate quando arrivano progetti politici legati alla politica? Avete una politica speciale? No, l'importante è che siano progetti comunque legali, si possono anche trattare di politica. Well, then at least we have our own criteria, no, which some things like some kind of parties maybe we would not accept. We are not public. We don't have to give a public service, so we can decide. So yeah, we have a line of projects as well. No, we try to keep like nice projects, creative, etc. So here, like the creators, not that the director of the film was not really a very famous person. No, he had not a lot of fans on the internet, but he has a big public. No? Il regista di questo documentario non era molto famoso, però aveva un pubblico abbastanza consistente. So he did a 3-month work contacting with all the organizations in Catalonia which are promoting the independence movement. Quindi ha contattato tutte le organizzazioni in Catalogna che erano a favore del movimento per l'indipendenza. So the message gets, no, to this community through these key players, no, not through the actual creator. E quindi il messaggio è stato diffuso tramite queste organizzazioni e non tramite il creatore. So if you have a project, maybe you are not famous, but you have public that you can reach through some key players on your field or etc. Quindi si può anche non essere famosi, però se sei in contatto con degli attori chiave, sicuramente questi vi possono aiutare. Yeah, so maybe can do this a couple more and then we do a break. Yeah, fine. Yeah. Ti è mai capitato, cioè proprio tu hai mai dato una donazione? Sorry? Cioè anche ti è mai capitato che ma sto progetto è proprio figo, molto vedo pure io da 20 anni. Cioè, ti sei mai messo nell'ottica if I have pledged prima di creare il mercato. Com'è? Prima di creare la piattaforma. Cioè contribuivi a tua volta perché ti interessava il sistema e quindi e dopo quando l'hai creata ti è mai capitato di dire ti è passato un progetto tra le mani e ho detto mo gliela do pure io la 20 euro a questo. Well, we have access, yeah. Yeah, we are backers of a lot of our projects. We mean we are backing a lot of projects, and a lot of them are sending us rewards and so on. But a lot of them we like them so much that we really want this book. And you develop like a special feeling, you know, for the project because you've worked with them and so on. So it's really special for you. And you think, okay, you're going to help him or he's not reaching the goal, so let's help him.
Sì, in realtà noi siamo finanziatori della maggior parte di questi progetti perché lavoriamo con loro e con alcuni si crea un rapporto molto, molto stretto, ci piacciono tanto i progetti e quindi alla fine anche noi li finanziamo. Ok, so just to summarize before the break, Enrique Fernandez did his work very well. He did a very nice rewards. He said, yeah, he reached like 10,000 euros more. Il numero in verde è il denaro che è stato ottenuto, che è stato ricavato. And he got like 1,400 backers. No? We said that he needed 1,100, so it was fine. Quindi in questo caso è riuscito ad ottenere di più di quello che era stato previsto e i finanziatori sono stati anche essi di più rispetto a quelli che avevamo previsto, quindi non più 1.100 ma 1.464. So to summarize, if we set a win-win rewards, no? So that everybody is winning, we have an interested community in our project, and if we do a good promotion of our project, then we have a lot of chances that this project will be successful. Quindi se riusciamo a creare questa relazione, questa situazione insomma positiva, a creare questo rapporto di esclusività e ad ottenere l'interesse da parte di una certa comunità e riusciamo a promuovere il progetto nella maniera più giusta possibile, allora riusciamo ad aver successo. And now we can have the coffee break. E quindi il nostro successo è il coffee break, la nostra ricompensa. C'è un'altra domanda. Un'altra domanda? Then we can have the domandas in the coffee break or before the coffee break, okay. Ma voi finanziate maggiormente progetti che riguardano gli ambiti culturali oppure anche creazioni di imprese? Per dire anche legate al territorio, cioè proprio imprese che lavorano, che danno da lavorare anche ad altre persone, magari. Yeah. Imprese not so much, no? We are working mostly with creative projects, but also communitary, no? It's like someone who wants to build, or to have an old building refurbished in order to make cultural activities, so on. We've had a lot of them. Or, yeah. If you and also like product development. If you are a company, you can pre-sell your product before it's made. That's another option. But not to fund your startup. You say, okay, I need 100,000 euros to start my activity. That we cannot do it. Lavoriamo sì soprattutto con progetti creativi, però lavoriamo anche con progetti di comunità, ad esempio se c'è un vecchio edificio che deve essere ristrutturato, abbiamo lavorato anche con questi progetti, quindi vecchi edifici ristrutturati dove sono stati organizzati eventi culturali, oppure lavoriamo anche con progetti che riguardano sviluppo di prodotti, quindi qualche azienda che vuole vendere prima del lancio di un prodotto vuole venderli per capire insomma qual è l'interesse che suscita.